Ho la passione della DS da quando sono nato e ho avuto la fortuna di avere un DS in famiglia che era del nonno di mia moglie che uso da 20 anni quotidianamente, non ho altre macchine. La DS è la DS, non è un'altra auto, nessuno mai l'ha copiata. È anche troppo avanti per l'età che ha, una macchina così non si era mai vista. No. Si aspettava il proprietario della vettura che arrivava, la metteva in moto e noi di contorno a questo ferro da stiro vedevamo che si alzava. Io ho sempre detto il giorno che avrò la patente lavorerò con lei. Così ho fatto. A 17 anni e mezzo mi sono comprata una DS con un sacrificio, ma me la sono comprata 1.100.000 lire. DS è la più grande associazione al mondo dedicata agli appassionati delle vetture di EDS. Riunisce oltre 500 iscritti, 500 membri che sono dislocati principalmente in Italia ma anche nel resto d'Europa e possiedono circa 1000 DS. Ogni anno si danno appuntamento qua, sulla riviera romagnola. Siamo passati da Rimini e siamo arrivati a Cesenatico. Né pioggia, né neve, né vento, non esiste un meteo sbagliato per andare in giro con la DS. Perché la DS è la dea delle automobili, è una religione. Fantastica è dir poco, è bellissimo. Chi l'ha vista negli anni 80, che era ragazzo, che la desiderava, e adesso arrivano i 18enni, i 20enni che sono innamorati di questa macchina senza averla davvero mai vista sulle strade all'epoca. Per l'anno in cui è stata fatta è qualcosa di stratosferico, cioè. A 61 anni, da quel 6 ottobre del 1955, che vide la nascita della DS al Salone di Parigi, oggi DS è diventata una marca. È una marca che si ispira ai valori di quella DS 19 del 1955. Valori importanti, la tecnologia, lo stile, il lusso alla francese. Gli stessi valori che ritroviamo oggi nei modelli moderni della gamma DS. Io ne ho 22, non vedo l'ora di andare a casa per andarle a carrezzare.